Continuiamo a parlare del controllo del territorio, 100 militari in più per la Terra dei Fuochi. Siamo a Napoli con Carmine Martino. Sì, infatti arrivano 100 soldati dell'esercito per tenere sotto controllo l'area della Terra dei Fuochi, la zona tra Napoli e Caserta devastata dallo smaltimento illegale di sostanze tossiche, una misura decisa proprio per evitare altri roghi che possono sprigionare nell'aria veleni e evitare altri sversamenti criminali. L'annuncio è arrivato al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che è stata indetta a Napoli, nel corso del quale ha partecipato anche il ministro dell'interno Angelino Alfano. Per combattere quindi le ecomafie il governo manda l'esercito in campagna in attesa tra l'altro dei nuovi strumenti richiesti dalle procure e dalle forze dell'ordine che indagano per arginare il fenomeno. Nel corso del vertice però, oltre all'inquinamento ambientale, si è parlato anche dell'offensiva della criminalità organizzata per il controllo degli affari illeciti nei comuni della provincia a nord di Napoli, luoghi divenuti purtroppo teatro di una violentissima guerra di camorra. Da uno studio generale, tra l'altro, effettuato negli ambienti della malavita partenopea, sono stati censiti ben 90 clan con oltre 4.000 affiliati, la maggior parte dei quali però sono ritenuti allo sbando dopo l'arresto di numerosi boss. Tra l'altro negli ultimi 12 mesi sono stati catturati 33 pericolosi latitanti e sono stati sequestrati 14 miliardi di beni. Grazie al nostro Carmine Martino.